casa abbiamo trovato oltre 24 kg di stupefacenti. Allora, la mia esperienza mi dice che questi quantitativi così importanti nell'abitazione di un pusher, che è uno degli anelli del traffico di stupefacenti, mi lascia un po' dubbioso. Forse siamo stati fortunati che proprio quel giorno era arrivato un carico, ma mi dice anche che c'è una certa, ma è riscontrato anche da altre evidenze, un certo magazzino di stupefacenti che si realizza a Terni. Cioè, Terni non è un terminale del traffico di stupefacenti, ci mancherebbe. E però a Terni si può venire per comprare ed acquistare stupefacenti. I quantitativi sono di buona portata, parliamo di marijuana, hashish, cocaina, quelli di Eroina meno. eroina molto meno, e perché a Terni ci si può rifornire in qualche modo. Il traffico, come sapete, ha fondamentalmente due matrici prevalentemente, quella nigeriana e quella albanese. Nigeriane prevalentemente marijuana e hashish, gli albanesi, la cocaina, sui quali tra l'altro gli albanesi storicamente, ma non solo a Terni, anche in Puglia, in Campania, hanno un grande controllo del traffico della cocaina perché hanno un controllo a monte, cioè sono i gestori dell'ingresso in Europa insieme all''Ndrangheta, che voi come sapete, è la più grande importatrice di cocaina per tutta l'Europa. E un altro fenomeno che ho osservato, ma lo dico a livello sociologico, è il coinvolgimento talvolta anche di giovani ragazzi. Ecco, proprio l'altro ieri un ragazzo, una ragazza di 18 e 19 anni, e ad ottobre tre ragazzi di cui una ancora minore. Ecco, non sono dati particolarmente significativi, parliamo di qualche grammo di cocaina, qualche grammo di marijuana, ma che cosa voglio dire? Che anche che un'attenzione al minore, ovvero un'attenzione al giovane, diciamo così, al giovane ragazzo che si mette a spacciare droga, l'ha fatta, probabilmente nasce da una consuetudine all'uso di stupefacenti, da cui poi nasce l'amicizia con qualcuno che è immesso in questo traffico e l'idea di guadagnare qualche soldo, magari di quella stupidaggine, per comprare l'iPad o per avere qualche soldo di più, può portare questi giovani a metterseli a vendere dosi lì. E questo, come dire, è una cosa che quindi non è ovviamente tipicamente ternana, ci mancherebbe, insomma, però è un dato che io ho osservato e ci ho riflettuto. Ecco, C'è tutta quindi. questa...